niente. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati a Di Prima Mattina, la rassegna stampa targata Super J, lunedì 17 febbraio 2020. Siamo pronti come sempre a leggere i principali argomenti sui principali quotidiani abruzzesi. Essendo lunedì, daremo ovviamente ampio spazio alla pagina sportiva e oggi davvero sono tanti gli argomenti di cui parleremo, sia per quanto riguarda il calcio sia per quanto riguarda il basket. Abbiamo l'ospite non giusto di più, saluto di nuovo in modo caloroso il mister Tonino Luzzi. Mister, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Mister Tonino Luzzi, che è responsabile tra l'altro anche della appunto la società Bonolis, che appunto cura principalmente, anzi soprattutto, il settore giovanile per quanto riguarda il calcio, ma è una persona a tutto tondo, quindi segue ovviamente sia il calcio ma anche il mondo della pallacanestro. E davvero oggi tanti tanti argomenti di cui parlare. Tra l'altro, andando a vedere anche la prima pagina del quotidiano Il Centro, c'è il primo argomento, insomma il titolo principale, che riguarda quanto è successo nella notte tra sabato e domenica, perché appunto lo sapete tutti, ovviamente chi ha letto i giornali, chi ha visto anche i giornali web, insomma le pagine social, lo stesso nostro sito superj.it, c'è stato un atto vandalico, un vero e proprio atto vandalico per quanto riguarda il palazzetto dello sport di Scapriano, che di fatto non ha permesso l'incontro, insomma, tra l'Adriatica Presteramo e Senigallia. Era anche una partita importante, segnava l'esordio di coach Matteo Praticò sulla panchina biancorossa, ma era anche e soprattutto uno scontro diretto per quanto riguarda la zona salvezza. Quindi appunto vandali che imbrattano il palasport, estintori svuotati sul campo di gioco, e quindi salta di fatto la partita tra Teramo e Senigallia. Entro mercoledì si saprà quando potrà essere appunto recuperata. Devono mettersi di fatto d'accordo sia il Teramo che la società marchigiana. Per quanto riguarda invece l'altra notizia, è ovvio che anche quella che fa ancora più scalpore tra virgolette, anche se c'erano già delle avvisaglie, il Teramo Calcio che esonera ufficialmente il tecnico Tedino. La guida tecnica viene affidata all'ormai ex responsabile del settore giovanile Di Mascio, quindi scelta interna, si sceglie un cosiddetto traghettatore. Di Mascio appunto resterà fino al termine della stagione e poi la società del presidente Iachini deciderà per quanto riguarda il prossimo anno, ma ovviamente adesso deve ragionare passo dopo passo. Restiamo sempre sul quotidiano Il Centro, perché si parla anche, siamo sul taglio alto, di pallacanestro con i Roseto Sharks, che sono stati letteralmente travolti a Forlì. Era una partita difficile sulla carta e lo scarto alla fine di 42 punti, lo vedete lì, è stato davvero emblematico. Tra l'altro Roseto falcidiata letteralmente dalle assenze, 6 i giocatori che mancavano, tra cui Giordano, che aveva anche giocato un'ottima partita nell'ultima vittoria contro Piacenza. Quindi continua anche questo momento di sfortuna per quanto riguarda gli Sharks. Siamo invece sul taglio medio adesso del quotidiano Il Centro. Castelli, la storia di un pensionato a 73 anni restaura da solo la chiesetta del suo paese. Nelle cronache, a Teramo non può vedere il nipote, la nonna che ricorre ai giudici. Tra Giulianova e Roseto invece tempi lunghi per riparare il ponte a pezzi. E poi un caso di cronaca, teramani pestati dopo la movida a Pescara, appunto 2 giovani feriti da un gruppo di teppisti, uno è in prognosi riservata. Questo per quanto riguarda appunto i principali argomenti sul quotidiano Il Centro, sulla prima pagina del quotidiano Il Centro. Restiamo sempre sul Centro, adesso coinvolgo anche mister Tonino Luzzi, perché lo abbiamo visto, insomma dobbiamo dedicare un attimo spazio alla cronaca che riguarda però anche il mondo dello sport. Un atto vandalico, i teppisti scatenati ovviamente al palazzetto dello sport di Scapriano, devastato dai vandali, il comune che pensa anche di installare le telecamere, estintori svuotati sul parquet, campo di gioco impraticabile, salta la partita Teramo-Senigallia. È il terzo episodio tra l'altro in un mese, quindi non è il primo. Il presidente del Teramo Basket Ruscitti, che comunque dichiara: non sono gesti mirati alla nostra attività. Mister, sicuramente tu saresti venuto al palazzetto ieri a vedere la partita tra Teramo e Senigallia. Purtroppo appunto registriamo quest'atto vandalico, lo stesso assessore Filipponi che ha detto appunto anche con l'aiuto della Digos stiamo cercando di trovare i responsabili. Io parto anche da proprio un discorso in generale, a prescindere che è ovvio che si parla di un atto vandalico, sono gesti incivili, questo è scontato dirlo, però proprio fa male vedere anche appunto una struttura storica deturpata, trattata in questo modo, perché questo veramente è non voler bene in generale proprio alla città di Teramo in questo caso. Cioè sono atti vandalici ma che colpiscono anche luoghi proprio simbolo, che poteva anche essere il vecchio comunale piuttosto che la casa dello sport, per dire. Cioè, davvero fa male vedere proprio strutture
trattate male in un certo senso poi, in questo in un modo. Momento... Quello del basket verso insomma una situazione particolare, certo. Ci si mette pure piove sul bagnato, però tanto prendono i mafiosi, questi li prenderanno pure sicuramente, perché insomma non è un bel gesto, non è una bella cosa, perché oltre al danno morale anche quello diciamo strutturale, no? Certo, certo. Certo, io mi ero già preparato a venire a Palazzetto. Eravamo pronti, sì, oppure mi sono... Poi ho detto, siccome su ogni tanto il riscaldamento... Sì, no, io con un po' a fase alterne. Esatto, ho detto, sai, i pompieri stanno sempre all'erta su. Certo. Quindi ho detto, è successo qualcosa, invece poi ho saputo questa notizia, speriamo che li prendano, perché insomma li devono arrestare veramente. Assolutamente, anche perché insomma appunto non ci voleva neanche la pausa per quanto riguarda proprio il ritmo campionato del Teramo, che lo ricordiamo comunque comunicherà a breve, si deve mettere d'accordo con Senigallia la data di recupero, che appunto lo ricordiamo era anche una partita che avrebbe segnato proprio l'esordio di coach Matteo Praticò sulla panchina biancorossa. Siamo sempre sul quotidiano Il Centro e adesso appunto parliamo, entriamo nello specifico con il vero e proprio ribaltone biancorosso in casa Teramo Calcio, come intitola anche il quotidiano Il Centro. Teramo esonerato Tedino, in panchina va Di Mascio, la squadra che è affidata all'allenatore delle giovanili fino al termine del campionato, il presidente Iacchini e la dirigenza che hanno scelto quindi la soluzione interna per salvare la stagione. La situazione è precipitata dopo il pesante KO casalingo con il Monopoli nell'anticipo di sabato, e a tal proposito anche qui, prima di avviare l'analisi con mister Tonino Luzzi, andiamo a vedere proprio il servizio del match tra Teramo e Monopoli e poi rientriamo qui in studio. È una sconfitta pesante quella subita dal Teramo contro il Monopoli nell'anticipo della 26esima giornata. Lo 0-3 inflitto dai pugliesi ai biancorossi di Tedino è il risultato della netta superiorità della terza forza del campionato. Sconcertante la fragilità del Diavolo, abbattuto da colpi assestati con spietata freddezza dagli ospiti, in grado di dominare la scena e di chiuderla in soli 45 minuti. Per il Diavolo le cose si mettono subito malissimo, il Monopoli piazza un 1-2 tremendo che mette a nudo limiti ed errori marchiani di biancorossi. Il vantaggio ospite arriva al decimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il tiro della bandierina trova Fella libero di mettere la sfera alle spalle di Tomei per il suo 16° gol in campionato. Nemmeno due minuti e Jefferson maramaldeggia nei confronti dello spaesato Soprano, toccando dal fondo per la corrente Tazzer che anticipa tutti e realizza il raddoppio. Per la reazione del Teramo bisogna aspettare il 33esimo, arriva da destra il traversone di Cancellotti per il puntuale inserimento di Ilari che di testa manda di poco al lato. Al 39esimo punizione dalla lunga distanza di Bombaggi, parata a terra da Menegatti. Il crollo arriva al 43esimo ancora da calcio d'angolo, Mercadante svetta da solo in area e trafigge Tomei per la terza volta. La partita in pratica dura neanche un tempo, ad inizio ripresa prova a scuotersi però il Diavolo sul cross da destra, sinistro sbilenco di Tentardini. All'ottavo Fella testa i riflessi di Tomei, il Monopoli controlla la gara agevolmente e non rinuncia ad attaccare, mentre il Teramo lentamente esaurisce ogni residua energia fisica e mentale. Ghiotta occasione al 25esimo per Bombaggi che legge la spizzata di Magnaghi, ma di tacco manca il bersaglio. Al triplice fischio finale, squadra biancorossa accompagnata negli spogliatoi dagli applausi dei tifosi, sportivi anche con gli avversari. Ma sul futuro del Teramo sembrano ora addensarsi nubi che non promettono niente di buono. Allora, commentavamo intanto ovviamente con mister Tonino Luzzi per quanto riguarda il servizio proprio che è stato realizzato dal collega Luigi Prosperi, che ci ha fatto già un'istantanea per quanto riguarda la sconfitta che è stata netta, proprio quella del Teramo. Di fatto c'è stata partita, come avete sentito nel servizio, per 45 minuti, i primi 45 minuti, poi come si dice nel basket c'è stato il garbage time, cioè appunto il tempo diciamo spazzatura, dove di fatto la partita è già decisa e il risultato è compromesso. Questo, mister, è il primo gol, insomma, da segnalare veramente. Beh, due gravi, insomma, disattenzioni, anzi facciamo anche tre, perché pure nel secondo gol insomma commentavamo che far girare, sì, l'attaccante in quel modo ce ne lui si ostinava Tedino a marcare la zona sui calci piazzati, però la zona ti premia se poi i giocatori rispettano tutte le cose, no? I posizionamenti e la postura delle gambe. Naturalmente
La marcatura azzurra non è che sia nociva, perché viene applicata in tutte diciamo, le società, anche in Inghilterra, in Svezia, in tutte le parti. Certo. Però ecco, tu hai 11 giocatori dentro l'area, no? Contro 5 o 6 che vengono a saltare gli avversari, tu hai una superiorità numerica di più uomini, no? Quindi il fatto che poi c'hai la superiorità numerica non è che devi stare lì impalato come giocatore a guardare solo la palla, tu devi guardare palla e uomo nella tua zona, quindi devi sentire il contatto col giocatore, lo devi anticipare sulla palla in arrivo, non puoi aspettare che la palla ti cade sulla testa, insomma, no? E quindi perché parliamoci chiaro, il vantaggio della zona qual è? Che praticamente tu non prendi rigori perché non tirando le magliette, non i blocchi, queste cose qua li eviti. Non c'è la marcatura a uomo, esatto. Quindi eviti i blocchi e quindi i rigori. Però poi c'è questo svantaggio, che se tu i giocatori partono da lontano, entrano in area in piena velocità, questo forse è il lato un po' pericoloso per la marcatura a zona. Ma la marcatura a zona però in genere, se andiamo a analizzare, la pratica della maggior parte delle squadre che hanno il giocatore da 1,90 m quasi in media. Quindi parliamo, no? Di giocatori grandi, sì, grossi fisicamente. Bravo. E l'unica lacuna che c'ha la zona è quel movimento della palla, l'angolo che ti fa muovere tutti e poi si crea un pertugio per l'attaccante. Certo. Che possa. E per di più lo svantaggio poi c'è il lancio lungo alle spalle della difesa, perché ti dà pure tempo di girarti, però se lo fai veloce insomma è un lato negativo per la zona. Però niente, due volte che due calci piazzati e due gol, e quindi è gravissimo. Poi però c'è anche un gol che abbiamo visto del brasiliano Jefferson sì. Che è un ex fra parentesi, certo. Che vende a Teramo ai tempi dell'anno dopo di Vivarini, che Vivarini allenava, mi sembra, in Latina, e questo giocatore a Latina non andava tanto bene perché stava un po' male, mi sa. E quando venne a Teramo infatti fece diverse partite, però non era in condizioni. E noi lo giudicammo subito un bidone, ma questo non era un bidone, che stava male. E ieri ci ha fatto male. L'aveva dimostrato sabato, voglio dire, aveva dimostrato il suo valore, la sua tecnica, ma ce l'ha dimostrato pure l'andata. Certo. Perché giù ci fece lo stesso. Fu decisivo, servizio. Certo, quindi, anche l'andata. Cioè, parliamoci chiaro, adesso non è che solo questo, perché anche l'ultima partita che perdemmo con quella palla fasulla, diciamo così, di un rinvio del portiere, che il nostro portiere invece di stare fuori la lunetta dell'area e spezzare le distanze in previsione di un lancio lungo che favoriva le punte, stava dentro l'area di rigore. Quindi poi è uscito e quindi dopo è rientrato perché si è impaurito di questo lancio che non poteva prendere e ci ha causato anche la sconfitta. Come vediamo, le sconfitte di Tedino, a prescindere dal gioco adesso, perché Tedino alla fine era andato un po' in confusione, perché quando diventi l'agnello sacrificale della situazione comincia a capire che l'aria è corta e lui secondo me è andato un po' in tilt, dice. Hanno usato già qualcosa perché la Termocalcio ha fatto lo silenzio stampa, no? Però il silenzio stampa ha fatto anche Quadrato, aggiungo, mister. Sì, ma doveva fare pure all'interno della società, perché le notizie uscivano lo stesso, quindi non valeva. Certo, se bisogna no, questo allora, è assolutamente allora giusto, era, cioè se devi fare silenzio stampa, diciamo, a una morte, diciamo, calcistica si avvicina, annunciata. E naturalmente è andato un po' in cassetta, perché quando tu giochi una squadra come un Monopoli e che all'andata andammo a fare gli sbuffoni con tante punte, come se il Monopoli fosse una squadra, no? Da sottovalutare, e prendemmo gol abbastanza. Certo, anche lì fu una partita sì. A senso unico, sì, entrambe anche le partite lì, contro lì i pugliesi. Ci freddarono i primi 10 esatto, minuti. Esatto. Beh, questo però allora penso io che il suo pensiero, ha detto sai che adesso sto Monopoli è forte, lui fra parentesi si è fatto pure cacciare la partita prima di questa partita, e quindi ha indebolito pure la situazione, perché lui sta in panchina, certo qualcosa di peso c'ha, oltre al fisico, ma naturalmente il peso che i giocatori lo sentono da vicino, no? Certo. E quindi danno il secondo, è sempre il secondo, parliamoci chiaro. Però lui stava solo dentro la vetrata a vedere la partita, però è una cosa che io gli chiedo, ma si può giocare senza punte?
Cioè lui allora Podolski ha pensato, in modo sbagliato, che siccome loro giocavano la difesa a tre, aveva pensato forse senza punte di riferimento, mette tutte mezze punte e quindi per i difensori avversari trova difficoltà a poter avere punti di riferimento. Certo, ti manca esatto la punta sì, proprio esatto. Centrale. Però queste mezze punte non hanno dimostrato, perché Bombaggio insomma è una mezzala. Fa pure troppo a fare quell'esercizio lì di punta. Però sta anche segnando troppo, dici, secondo il sì, suo ruolo, esatto, teoricamente. Esatto. Sta facendo già tanto. Però è che c'è stato già un salvatore della patria, perché ha fatto certo. diversi gol su punizione, però non è che sempre può fare gol, insomma. Certo. No? E quindi non avendo il finalizzatore sull'avanti, l'uomo che mette un po' di paura ai difensori, è chiaro che la difesa si alza di più, la difesa si è alzata, e quindi accorciava la squadra. E quindi io conosco Scienza, l'allenatore, perché quando allenava il Teramo lui era un ragazzo, giocava, è un mediano metodista molto forte, ma è anche bravissimo come allenatore. E la squadra che gioca meglio in questo campionato è proprio il Monopoli. È il Monopoli. Sì. Perché la Regina fa forza con i muscoli per i giocatori che ha, infatti non è che adesso sta giocando tanto bene, però c'ha delle punte come Dennis e altri punte di un certo valore. Giocatori di Serie A, praticamente. Come da noi Bombaggi, quelli hanno certo. le punte per davvero. Certo. Reginaldo e via del genere. La stessa cosa la Ternana. La Ternana annovera nella squadra minimo 4-5 punti che hanno fatto la B, insomma, no? E non è che l'hanno fatto le partite, hanno fatto i campionati. Esatto. Allora, quindi a questo punto, io prima di parlare dell'esonero di Tedino, senza dubbio ha operato male, però sì, diamo tutte le scusanti che è partito tardi, che praticamente la squadra è stata assemblata all'ultimo momento, che c'era lo stadio in rifacimento, tutte queste cose qua, vabbè, ma non creiamo alibi, perché un allenatore conta il 25% penso in una società. Perché poi c'è la società, c'è il tifo, ci sono tante componenti che alla fine fanno la squadra. Quindi non scarichiamo da come no, sto capendo, non scarichiamo le colpe. A me mi dà fastidio che l'allenatore viene esonerato, però gli altri stanno nascosti dietro allo stanzino. Bisogna uscire adesso, bisogna anche affrontare. E dire anche noi siamo colpevoli. Invece, o quantomeno, mister, dal mio punto di vista, affrontare anche proprio la situazione. Cioè uno esce, puoi anche discolparti, però quantomeno sì, avere un confronto. Cioè, perché non parlare in questo momento. No, ma io quando hanno vinto 4 partite con le squadre di media classifica sono usciti tutti quanti. Appunto. Nel momento in cui si vince è facile, quello che dico io adesso. Mi sembra che le televisioni hanno accolto pure questi signori, no? Certo. Ecco. Però dopo il silenzio stampa si è stato fatto quando le cose andavano male. Però un silenzio stampa che non serve a niente, per di più. No, i giocatori vanno a dormire Roseto, non vivono la città. E questo a Teramo, insomma, eravamo abituati a un'altra cosa, cioè il tifoso a contatto col giocatore. Io mi ricordo Giancarlo Pulitelli che gli altri che passeggiavano per la città venivano a Codi, caffè, andiamo, sai, certo. Il tifoso vuole vivere. E invece senti anche l'umore poi della città, sì, inteso come calciatore. Sì, testi, diciamo il quotidiano lo vivi, quindi lo senti ancora di più in sì. un certo senso. Poi un'altra cosa. Io non faccio il manager, no? Però se il presidente mi diceva andò a fare la squadra, cioè come la vuoi impostare? Io dicevo, presidente, guarda, noi siamo salvati, eri rotto dalla cuffia, va bene. Però da quello scempio, diciamo, di squadra che è stata riaggiustata diverse volte, alla fine abbiamo trovato un'identità almeno da salvarci. Certo. E c'avevamo una punta che aveva fatto 9 gol, mi sembra, in 7 partite. Che è Infantino. Esatto. Noi Infantino l'abbiamo mandato via, ma Infantino già c'era lo scopo di mandarlo via, perché il giocatore si è espresso anche in circostanze con i tifosi, dicendo che lui voleva evidentemente un anno di contratto in più, non so, oppure qualcosina in più. Voleva quando... qualche garanzia in più, perché in un certo senso. Intorno ai giocatori, io prendo tanto, tutti quanti, no? Tutti i giocatori di un certo nome. Allora diceva, perché io ho salvato il Teramo, che stavo ultimo in classifica, e se non ero io retrocedevamo? A un certo punto poteva essere anche accontentato, invece no. Però guarda caso, adesso sto vedendo che mi sembra che il capocannoniere sta segnando, esatto, 15 gol, sta facendo un ottimo campionato. Quindi
Abbiamo tolto Celli che sta a Terni e dice ma quello sa scendere ma non sa marcare dietro, invece mo gioca a stopper e sta giocando bene, ogni domenica è migliore in campo. Quindi, diciamo almeno, che i fatti, perché poi noi dobbiamo analizzare io questo. Io non sono informato su Proietti se è vero che il Pescara non te lo ridava, però almeno sai, cercare di forzare un po'. E quindi quanto tu 4-5 giocatori sei anche allo stesso Speranza, non è che mo adesso Speranza era un morto, no? Sì, era infortunato, però si poteva anche attendere. Stavamo aspettando Lasic che sta infortunato, non giocherò mai, poteva aspettare pure Speranza, perché almeno un giocatore esperto dietro poteva dare una mano ai giovani, no? Invece abbiamo fatto una difesa a tutti i giovani, inesperti la maggior parte. E abbiamo un Cancellotti a destra che attacca sempre quando non sa difendere. E quindi, ieri poi ha dimostrato anche il gol di Jefferson, che insomma un giocatore non si può far saltare così sopra, no? Quindi è assurdo. Oh, un centrocampo, molti doppioni, poi non so quanti acquisti abbiamo fatto, 24, 25, non lo so quanti ne abbiamo fatto, tutti questi giocatori, no? Che poi non è che c'è uno titolare, uno giovane dietro in attesa, no, tutti uguali, no? E quindi praticamente tutti quanti si contentano del posto. Allora speranze e illusioni sono state fatte al pubblico, alla stampa, tutti fenomeni, però i fenomeni adesso però non è che abbiamo visto, qua la classifica parla chiaro, abbiamo le squadre che vincono i campionati, guarda qui, la Regina ha subito, ha perso due volte, certo. Il Bari ha perso due volte, no? Oh. La Ternana ha perso sei volte, già è pure troppo, quanto più perdi cinque partite in un campionato, già è troppo. Noi abbiamo perso la bellezza di nove partite. Oh. In casa i risultati li abbiamo fatti sempre, però parliamoci chiaro, li abbiamo fatti con le squadre di media classifica. Con una Casertana che venne 4-3, mi sa che finì, che gli mancava Castaldi, mancavano i giocatori, cioè insomma con le squadre toste invece abbiamo subito. Oh, e quindi la stessa Catania ci mise in difficoltà, Catanzaro pure, quindi con le squadre grosse noi non riusciamo a batterle, perché il gap è tanto, sì, in questo sì, caso l'allenatore praticamente, quindi non c'era bisogno di comprare tutti questi giocatori, no? Quindi mister, anche facendo una sintesi, nel senso, perché poi il discorso è questo, hai fatto un ragionamento veramente ampio, però il problema, poi correggimi se sbaglio, è stato quello fondamentalmente in questo senso, poi ovvio che tutti dicono anche da casa, vabbè è facile parlare dopo se non di poi, ok, però certo. Bisogna anche avere, secondo me, esatto, quello che dicevi un po' tu, cioè il discorso di prevedere anche delle situazioni. Qui, cioè sfaldare il gruppo dell'anno scorso, correggimi se sbaglio, è stato sì, un errore perché sì. Avevi una punta, avevi un capitano come Speranza, avevi altri giocatori. Un finalizzatore. Un finalizzatore, quindi teoricamente si doveva ripartire da lì e poi anche, da come ho capito, non creare gerarchie, cioè non creare i titolari e le riserve. Bravo, perché quelli che non giocano poi seguono i tronchi, capito? Certo. Quindi vanno in tribuna, poi c'è il malcontento. Ma poi stavo dicendo un'altra cosa, adesso mi è passato di mente, cioè non c'è bisogno di comprare tutti i nomi, no? I nomi hanno fatto la B, questo ha fatto tutti questi proclami, tutto dall'inizio, no? Siamo partiti a razzo e poi siamo a... come si dice? Cioè, allora l'umiltà è la prima cosa. La rima viene da sé. Anche perché io, Presidente, dico ma cavolo, io di calcio non sono un neofita, no? Però ascolto i miei uomini, però ragiono pure con la mia testa. Certo. Vado a vedere i giornali che il Bari e la Regina hanno fatto tutti quanti la B e che ogni anno risalgono su, perché ad esempio l'anno scorso l'Avellino stava, cioè tutte le società che stavano fuori, Cesena, li mettevano il Bari, in ogni girone metteva uno di questi, no? Certo. Hanno fatto la B e quindi questi erano avvantaggiati. Allora, quando io vedo sulla lista delle squadre, vedo Catanzaro, Bari, Catania, insomma, tutte squadre forti, Regina, politicamente hanno affoggi forti, certo. Allora dico, sai che quest'anno aspetto, intanto qualcuno se ne va fuori, e un altro anno ci provo. Parti anche con un profilo più basso. Un anno di rifondazione, un anno diciamo, di assestamento, certo. Di consolidamento e un anno di crescita. Certo. Quindi mo non dico che ci voleva tre anni. Però noi abbiamo voluto tutto e subito, con tutti questi giocatori cambiati. Non era possibile. Secondo questo, me sotto è stata una cosa sbagliata. Poi
mi dicono, vogliono criticarmi, lo facessero pure, ma io dico la verità. Ecco. Per quando dopo, adesso diranno, ma quello è stato a Bonolis, a Bonolis è contro il Teramo, noi non siamo contro il Teramo, perché noi a Bonolis abbiamo dato 26-25 giocatori al Teramo, per di più 6-7 se ne sono presi senza il nostro permesso, con le telefonatine a casa, i genitori. Quindi lasciamo perdere, comunque non voglio entrare in contrasto, no? Ecco. Perché un dirigente, mi ricordo chi, ci disse no, ma se vengono da noi, noi li rimandiamo indietro. Invece no, sono accasati, si sono persi, è stato il ratto di Sabini. Qui ragazzi, cioè nel senso, qui stiamo parlando di fatti, questi sono fatti alla luce del sole. Io dico quello che penso. Certo, no, però non è che ma lo devi dire. Io però un'altra cosa che non ho provato, che un allenatore, io parlo per tutti i tecnici, cioè viene esonerato, ha sbagliato, si è perso per strada, però secondo me non è il parafulmine, è stato un po' abbandonato pure, perché il presidente ieri sera disse in televisione che questo allenatore nello spogliatoio forse non lo voleva più, ha fatto capire questo, però lui aveva detto pure in precedenza che finché ci sarò io, sì. Disse Iaconi, Tedino. E chi certo. Per lui dice non si tocca. Restano. Certo. Guarda caso, però chi ha aperto l'ombrella a tutti è stato Tedino. Capito? Certo, ci sono diciamo delle incongruenze per quanto però riguarda. Anche il pubblico è stato un po' cattivello, perché ormai lui era in chiave di esonero dopo quella partita così scialba e poi così compromessa per lui. Si sapeva che l'esonero era nell'aria, perché già c'era un venticello che diceva che lo cacciavano, quindi, certo. E lui l'aveva avvertito, perché anche i giocatori lo avvertono, che i giocatori hanno le antenne sottili, come le farfalle, captano subito e si quando... buttano sempre sul più forte, capito? Certo. Allora mister, facciamo un attimo una pausa, perché il cronometro insomma dice che siamo arrivati. Mi dispiace, ma purtroppo. No, ma tanto riprendiamo comunque nella seconda parte. Quindi appunto facciamo il nostro break, pausa pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimo, sempre qui a Di Prima Mattina. Siamo sempre qui a Di Prima Mattina, stiamo commentando il momento appunto che sta attraversando il Teramo Calcio insieme a mister Tonino Luzzi. È stata appunto una settimana, quella da poco conclusa, importante, perché appunto c'è stata la decisione ufficiale da parte della società del presidente Franco Iachini di esonerare il tecnico Bruno Tedino, quindi fondamentalmente fallisce tra virgolette il progetto Tedino, con appunto l'esonero del tecnico e anche del suo assistente. Il traghettatore adesso è Di Mascio, sì. È ovvio che mister, è una decisione appunto temporanea, l'ha detto anche la società stessa, ma lo stesso insomma Di Mascio è il primo a rendersene conto, e adesso appunto sicuramente ci sarà una reazione, per forza ci deve essere una reazione, e il discorso è anche questo, cercare di arrivare ai playoff, mister, poi quello che succede succede in un certo senso, perché adesso è un chiaro segnale che la stagione, non voglio dire è stata fallimentare, però ecco, comunque il progetto Tedino è tramontato e quindi si dovrà adesso per forza di cose finire la stagione nel miglior modo possibile e pensare già alla prossima, quindi devi già pensare a un sostituto, tra l'altro Tedino che fin quando non trova la squadra è ancora a libro paga, quindi sarà un allenatore che il Teramo dovrà pagare se non dovesse trovare una sistemazione. Sì, innanzitutto il gesto che ha fatto il tecnico in seconda è, insomma, non è bello. Infatti tu parli, esatto, del... si è girato la tribuna e ha mandato quel paese, certo. Il pubblico. E questo è un gravissimo errore. È giusto che venga esonerato, forse più di Tedino. E poi niente, il fatto di Cetteva Di Mascio, io gli faccio in bocca al lupo. Però io mi ricordo che quando stavo a Francavilla, un giorno Rolomonte Bonanni mi chiamò e mi disse: guarda, ma questi stanno a cacciare l'allenatore. Mi disse: te la senti? Se no, io me la sento, però non voglio, perché voglio stare con i giovani. Ecco, io so che Di Mascio ha manifestato sempre la sua cosa sui giovani, però come tutti, poi cambiano. Quindi naturalmente il presidente giustamente gli ha dato l'incarico, però certo lui si trova in una situazione favorevolissima, perché c'è una classifica che non è da retrocessione, neanche certo. da media classifica, ma è di alta classifica, quindi deve fare almeno meglio di Tedino. Assolutamente. Ecco. Però ecco, ti volevo dire, no, Teramo che è settimo, tra l'altro, un che sta di pezzo, non credo, perché se no l'avrebbe detto il presidente
che io penso che finirà tutto l'anno il campionato, penso. Teoricamente sì, insomma, sì. Anche perché sennò sarebbe davvero una situazione surreale, esatto. In un certo senso. E naturalmente vediamo se questa classifica rientriamo almeno tra i primi 5-6, perché come vedo anche il Catanzaro che ieri ha pareggiato, e meno male che ha pareggiato, il Catania stessa cosa, però sai, c'è un po' di stanchezza da parte del Potenza, da parte di squadre in alto, no? Il Monopoli in questo momento davvero ma la il Monopoli squadra... gioca sempre bene, certo, perché c'ha, pericolosa. C'ha un modulo, ad esempio vedi lui è tornato a Teramo con il modulo che ci ha battuto l'andata, ma lui il suo modulo vero di Scienzi, io lo conosco bene, è il 3-4, cioè 4-3-1-2, il okay. Rombo. Quindi lui ha giocato sempre con Rombo, perché lui era anche un mediano bravissimo e giocava anche nelle squadre a quei tempi, la Serie C, lui sempre come mediano metodista. E ama questo ruolo e naturalmente, ma è un allenatore già pronto per la Serie B, perché è uno che lavora molto sul campo e la squadra si è vista come si muove, no? In 30 metri era corta, e naturalmente ha fatto una zona press pure. E con Ringuli anche da, diciamo, un bel gioco sui portatori di palla, e quindi una squadra aggressiva, una squadra fresca, una squadra che praticamente tutti i punti che ha se li meritano tutti, insomma, no? E sicuramente se non sta attento sia il Bari che la Regina, perché vede che annaspano, ancora sono tante partite da giocare. E Monopoli può entrare direttamente, può essere una mina vagante, sì, anche nei playoff, senza dubbio. Mister, allora chiudiamo un attimo il discorso per quanto riguarda il Teramo, abbiamo fatto un'ampia analisi, vuoi fare una conclusione tu prima di passare alla Serie D, oppure possiamo, diciamo, passare se vuoi aggiungere niente, qualcosa? Cioè, che io voglio fare in certo senso un plauso anche al pubblico che è stato paziente fino adesso, ma in particolar modo volevo sapere più che altro da te che sei un giornalista se questi applausi della curva che sono insoliti, nel senso se l'ha fatto perché se l'applauso è stato fatto per incoraggiare la squadra, perché è segno di maturità, ha preso la botta in testa, certo. E quindi come per dire ragazzi non fa niente, andiamo avanti, no? Perché io non mi ricordato in situazioni del genere che la curva applaude con una squadra che prende tre, diciamo, gol. In situazione normale ci sarebbe stata una contestazione. Beh, ai tempi ci miei, si ai tempi degli altri allenatori, cioè, penso che questa è la... Invece la tribuna, e invece il contrario, la tribuna adesso è successo contesta il di più. L'anno scorso con Campitelli era il contrario, certo. Quindi cioè, è un fenomeno sì, strano. È un fatto, tra l'altro è stato anche risaltato da un po' da tutti, cioè nel senso che ha colpito poi comunque in positivo, perché stiamo parlando di senza un gesto dubbio, senza, di no grande... no, io dico sono stati esatto, bravi, se l'hanno esatto, fatto con quel principio, esatto, ecco. Un gesto di grandissima maturità da perché parte, perché è una squadra che è stata ammazzata, diciamo, a certo, livello... la prestazione è stata insufficiente, quindi io aggiungo anche che sia logico pure parere mio, insomma, che essendo il primo anno anche di una nuova società, come si dice, si vuole avere anche pazienza fino a limiti anche estremi in un certo senso. Certo è che adesso la società ha dato un segnale, se effettivamente la squadra non reagisce penso che anche i tifosi poi perdano un po', diciamo, poi, la pazienza, però grande sera, maturità dei tifosi in questo momento. Il presidente ieri sera ha detto che in pratica ha fatto capire che la valorizzazione dei giovani, adesso ci abbiamo un esperto come Cetteo Di Masso, certo. Diceva il presidente di Serie che può valorizzare questi giochi che sono ambiti dalla società di Serie A, Serie B. Certo. Bene, però ecco, adesso però voglio vedere come fa a togliere i senatori. Bisognerà infatti questo vedere. Questo è un altro rebus. Assolutamente, infatti bisognerà vedere. Con contratti altissimi. Esatto. Con anche, diciamo, e questi pretendono anche di giocare. Vogliono giocare, esatto. Perché un altro anno poi non è che possono andare a spasso. Certo. E i procuratori cominciano a telefonare, no? Interessante anche questa tua chiave di lettura. Ovviamente vedremo, grande in bocca al lupo appunto a sì, Di Masso, un compito difficile. Avrà un compito difficile, quindi staremo a vedere appunto come inizia questo nuovo corso per quanto riguarda appunto il Teramo. Scendiamo adesso di categoria, abbiamo fatto la giusta e doverosa analisi, abbiamo dedicato ampio spazio alla formazione biancorossa. Per quanto
riguarda la Serie D invece, mister, partiamo dal Notaresco, innanzitutto leggendo i titoli sul quotidiano del centro, poi vediamo anche il servizio della partita. È un Notaresco che adesso non gira più, soltanto un punto col Tolentino in pieno recupero. Labori risponde alla punizione di Frulla e gela la capolista. I rossoblù devono difendersi di fatto dall'avanzata del Matelica, che ha 3 punti dal primo posto. Finisce quindi 1-1, la disperazione lo vedete del tecnico rossoblù Vagnoni, che tra l'altro nel post partita e anche dichiarazioni pesanti per quanto riguarda il gol del pareggio ritenuto dal tecnico del Notaresco irregolare. Ovviamente c'è grande rammarico in casa rossoblù per la vittoria sfumata nel finale, un pari che appunto sa di beffa per la squadra del patron di Giovanni. Sansovini e soci non vincono dal 19 di gennaio a Iesi, e in casa l'ultimo successo risale al 15 dicembre. A tal proposito andiamo a vedere proprio il servizio del pareggio tra Notaresco e Tolentino e poi rientriamo qui in studio. Un pari che sta di beffa non tanto per l'andamento del confronto quanto per il fatto che i rossoblù hanno preso la rete del pari al 90° dopo aver trovato il vantaggio qualche minuto prima. Al Savini finisce in parità il confronto contro il Tolentino, con il Notaresco che ci ha provato ma che difette ancora in brillantezza. Vittoria casalinga che manca dal 15 dicembre in assoluto dall'esploa di Iesi del 19 gennaio, un mese fa. È il primato in classifica che resta, ma vantaggio assottigliato. Ora il Matelica è a meno 3, Campobasso a meno 6. Partita che di fatto ha visto il predominio territoriale e di occasioni da parte dei padroni di casa, ma portieri praticamente inoperosi. Ospiti che proseguono la serie utile pescando il classico gol della domenica con un difensore, Laborì. Vagnoni recupera Pomante e Sansovini, solo panchina per Capitan Salvatori, non al meglio dopo il virus influenzale. Sul fronte opposto maglia da titolare per gli ex Ruci e Padovani, in attacco Minnozzi, top scorer dei cremisi con 13 reti, out lo squalificato Di Domenico Antonio. I rossoblù partono con il piglio giusto, nel giro di 2 minuti ci prova Sansovini con conclusioni dalla distanza, all'ottavo dopo un bel palleggio e dal decimo partendo dalla destra. Ancora 3 minuti ed il pericolo per la porta ospite arriva da una punizione di Frulla che sorvola la traversa di poco. La pressione della prima della classe non cala, ma i marchigiani crescono e chiudono gli spazi con grande giudizio, pur senza impensierire mai il numero 1 Scotti. La percentuale di errore nei passaggi sale e da allora la prima frazione si chiude, inevitabilmente, poco dopo la mezz'ora, ancora con Sansovini che lambisce il palo alla sinistra di Bucosse con un piazzato. Nessun cambio nell'intervallo per i due tecnici. Al nono Sansovini, su preciso invito di Blando, non trova lo specchio della porta ma strappa lo stesso gli applausi del pubblico per la deviazione volante. Al 18° è Minnozzi dalla distanza a mettere i brividi, palla che non trova comunque il bersaglio grosso. In generale gli ospiti si esprimono meglio nella ripresa ed escono fuori dal guscio con maggior continuità. Al 26° sugli sviluppi di un angolo è Frulla a salvare la sua porta dopo un tentativo di Minnozzi. Si arriva negli istanti conclusivi dopo una serie di sostituzioni da parte dei due tecnici. Al 37° esplode il pubblico del Savini sulla traiettoria magica da parte di Frulla, che su punizione beffa Bucosse portando in vantaggio la capolista. Una traiettoria davvero perfetta da parte del giocatore che raggiunge le 5 marcature personali. Alla fine mancano poco più di 5 minuti più recupero, Vagnoni mette dentro forze fresche in luogo degli stanchissimi Sansovini e Frulla con applausi scroscianti dalla tribuna. Ma al 91° ecco la beffa, contrasto sulla linea del fallo laterale, i rossoblù lamentano un possibile tocco di mani di Olivieri, il direttore di gara non ravvisa nulla, l'azione prosegue, il pallone arriva al Laborì di professione terzino che dal limite pesca il jolly con un tiro che si insacca alle spalle di Scotti all'incrocio dei pali. Cala il gelo sul Savini a distanza di qualche minuto e quelli restanti non mutano il corso della sfida, che termina 1-1 lasciando l'amaro in bocca a tutti, società, squadra e tifosi rossoblù. Allora, questo il servizio del pareggio amaro del Notaresco, arrivato appunto, ha segnato il Tolentino, l'avete visto, davvero allo scadere con Laborì, tra l'altro bel gol, però davvero sono tanti dubbi per quanto riguarda l'inizio dell'azione degli ospiti. Lo avevamo detto, mister, adesso iniziava il difficile per il Notaresco perché doveva gestire, campionato praticamente riaperto, il Matelica a meno 3, io la butto lì, voglio vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, diciamo, voglio essere ottimista.
può essere da stimolo in questo caso, conoscendo anche un po' Vagnoni, cioè ci può stare adesso anche quella rabbia di voler riprendere un po', cioè ti sei tra virgolette ricomplicato la situazione, adesso ne devi uscire e puoi trovare degli stimoli sotto certi punti di vista. Beh, io penso che insomma, ha dilapidato un po' le sostanze, nel senso che ha perso molti punti. Certo. Non lo so, se la squadra è stanca, forse... Può essere anche il momento. Bisogna vedere lo spogliatoio, io non è che lo vivo, quindi non posso sapere. Però conosco Sansovini, so che pelle che ha, quindi non mollerà sicuramente. Cioè, ma io mi dispiace per il presidente Giovanni, perché... è un'impresa questa, si dava quasi per certo che lo davano in Serie C. Certo. Però c'è il Matelica che non molla, ma più che altro anche il Campobasso, sono due squadre forti, che hanno organici anche abbastanza forti. Cioè, il Notaresco forse non ha molti ricambi a livello come, insomma, di Sansovini e altri, quindi mostra in sofferenza, però secondo me non molla. Salvo che insomma anche gli arbitri poi ci si mettono pure, però è cambiata vincente, perché a tre punti insomma si rigioca tutto. Certo. E adesso bisogna vedere chi c'ha i nervi saldi, l'esperienza e naturalmente anche un po' di freschezza. Se c'è qualcuno che è stanco si deve sedere e far giocare forse quelli più motivati. Perché insomma è un peccato perdere un campionato così, io non glielo auguro certamente, anche perché è una società abruzzese. Esatto. Conoscendo Micciola e quello del Campobasso e l'ex Gulini, sicuramente faranno il massimo che possono fare per cercare di scavalcarlo. Però io sono abbastanza fiducioso che le cose si possano mettere a posto. Però devono stare molto attenti, ecco. Assolutamente, infatti vedremo appunto come reagirà la formazione allenata dal tecnico Vagnoni. Per quanto riguarda invece una delle altre teramane, ovvero il Pineto, anche qui c'è una corsa ai playoff, però passo falso della formazione di Amaulo, che affrontava fuori casa la Jesina. Tra l'altro c'è stato il gol dell'ex capitano del Teramo Ivan Speranza, che vedete anche in foto. Speranza, gol e infortunio, però pari del Pineto a Iesi, il difensore che porta avanti i biancazzurri, poi si fa male, i marchigiani che non mollano e strappano un punto molto pesante. La Jesina è il fanalino di coda del campionato, ma è una squadra che deve assolutamente lotta di fatto per la salvezza, quindi è una squadra che sanguina tra virgolette, quindi l'affronti sempre con il coltello tra i denti. Anche qui pareggio amaro, se andiamo a vedere, mister, perché insomma Pineto poteva vincere e doveva vincere. Bello comunque anche il ritorno al gol di Ivan Speranza, anche se poi si è infortunato, però appunto passo falso adesso della formazione di Amaulo. Beh certo, Speranza, con l'esperienza che ha, insomma, speriamo che non sia grave l'infortunio, ecco. Il Pineto purtroppo ha avuto un anno un po' particolare, strano, certo. Due o tre esonere, insomma, mi sembra, no? Sono tanti, tre allenatori sono tanti. Però la società è una società forte, il presidente ha grande disponibilità e anche competenza, quindi... Il Pineto, però, il fatto di Amaulo, che ormai è un allenatore consacrato nella categoria interregionale, molto esperto, ha ripreso in mano questa squadra, diciamo, riportandolo un po' su. Però mi sembra che un po' troppo tardi per entrare nel novero, diciamo, però continua a giocare così. Poi ha perso anche Amadio. Insomma, la squadra, il Notaresco, secondo me, dalla perdita di Ginestra, il portiere era determinante, secondo me, e lì è stato anche un po', diciamo, potevano anche evitare di mandarlo, insomma, di dove vai, state qua, no? Sì, certo, a rimantenere ovviamente. No? Però lui alla Serie C è più forte la motivazione, quindi, e quello secondo me pure è stato determinante. E poi niente, il Pineto secondo me farà sempre un bel campionato fino alla fine.
Chiudendo infine il trittico, mister, delle squadre teramane, anche qui andiamo a leggere insieme sul quotidiano Il Centro come viene trattato un altro 1-1, in questo caso del Giulianova contro il Cattolica. I tre punti che Alfadini restano, vedete lì, un tabù per i giallorossi, Torelli gol, pari Giulianova, la vittoria però manca da tre mesi, una fiammata del 24enne centrocampista che salva i giallorossi dalla sconfitta al Cattolica di Cascione, ex Pescara, non basta la rete di Battistini, giuliesi a secco di successi dal 23 di novembre quando si imposero per 4-1 sul Vasto Girardi. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni del Grosso, vedete qua la situazione in classifica che resta sempre pericolante, domenica di nuovo in casa tra l'altro contro il Fiuggi, però del Grosso appunto a fine partita ha dichiarato, nonostante il rammarico ovviamente per il mancato successo, comunque ottimista per quanto riguarda il futuro, credo nella salvezza diretta. Io direi appunto, mister, che bisogna proprio ripartire da questo. Certo è che appunto dal 23 novembre la vittoria manca ed è tanto. Giulianova, che anche qui col Cattolica era di fatto uno scontro diretto, poteva sfruttare ampiamente il fattore campo, però appunto questo fattore campo che è un tabù, che poi detto riguardo a Giulianova davvero suona strano, perché il Fadini è sempre stato un ambiente Giulianova, caldo. È come si dice, il dodicesimo uomo. È abituato a mangiare i dolci, ma i sottaceti non li sono adesso, sopporto. Sì. Cioè, io ammiro molto del Grosso perché ha la passione che ci sta mettendo. È certo. Anche l'attaccamento proprio all'ambiente. Ma poi il giugliese è proprio doc, no? Doc. Quindi i giugliesi dovrebbero amarlo più che certe volte contestarlo in quel modo lì, perché sbagliano. La forza è, però è anche un po' sfortunato sto del Grosso, perché certe partite vinte poi alla fine per un episodio. Certo, Giulianova prende gol anche però, in modo. Ecco, lui strano. Non molla, e mi fa piacere perché è un ragazzo che ha un carattere. Cioè, secondo me io gli auguro di fare carriera perché mi piace come soggetto. Ecco. E quindi ovviamente grande in bocca al lupo per quanto riguarda sia il tecnico del Grosso, e vediamo anche il Giulianova se riuscirà appunto contro il Fiuggi, lo ricordiamo, si ritorna a giocare al Fadini, quindi i giuliesi che devono assolutamente ottenere tre punti vitali per quanto riguarda appunto la lotta salvezza. Poi c'è la questione del presidente, pure non si capisce, certo, le partite in casa non le vede, quelle fuori le vede. Questione societaria, cioè, anche in primis. Non è unita la società, e quindi anche i giocatori ne risentono. Sono un po' spaesati. Assolutamente. Poi vedendo il Teramo che sta in una situazione dei playoff, sai, il Giuliese è così, vuole ritornare su. Certo. Ed è certo. Anche giusto, insomma. Assolutamente. Allora, per quanto riguarda invece, lasciamo qui le immagini del Fadini, della partita tra Giulianova e Cattolica, scendendo di categoria andiamo a vedere sempre sul quotidiano Il Centro cosa è successo nel campionato di eccellenza, partendo ovviamente dalla capolista Castelnuovo, che ha vinto contro l'Angizia Luco 2-0. E allunga il vantaggio. Chiacchiarelli e Emili regalano tre punti e i teramani compiono un altro passo verso la promozione in Serie D di Fabio, che ovviamente dichiara una vittoria molto importante, soprattutto, mister, dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro la Torrese. Anche se io mi ricordo lo stesso Cristofari aveva detto il Castelnuovo il campionato lo vince, quindi anche la stessa Torrese insomma aveva dichiarato che i neroverdi sono veramente lanciatissimi, e infatti è arrivato appunto il successo. Beh, di Fabio, allenatore, è stato un allievo di Mister Zeman, no? A Messina, e naturalmente c'è quella mentalità del gioco offensivo. Certo. E Castelnuovo è una squadra che gioca benissimo, e naturalmente veniva da Martinsicuro, mi sembra che il campionato insomma è andato via perché insomma non poteva fare un progetto come voleva lui, e naturalmente ha trovato una società forte pure che lo supporta. Quindi il campionato ormai penso che il Lanciano 11 punti quando c'è il distacco è irraggiungibile, quasi irraggiungibile. Assolutamente, quindi, anche perché tra l'altro ti do anche quest'altra notizia, il Lanciano che ha pareggiato, perciò, quindi a maggior ragione, altro allungo della formazione di Fabio. E anche lì sicuramente il Castelnuovo farà anche il futuro una società forte, perché c'ha dirigenti capaci e con capacità economica e anche di competenza. Certo. E ovviamente anche qui siamo
contenti per il campionato che sta facendo il Castelnuovo. Scendiamo ancora di categoria, in questo caso parliamo del campionato di promozione. Si è giocata la 26esima giornata e andiamo a leggere sul quotidiano Il Centro le principali partite. Ovviamente in primo piano l'Aquila di mister Cappellacci, che giocava contro il Mosciano. Questo era praticamente il big match per quanto riguarda la 26esima giornata. L'Aquila che parte male, poi esplode, il Mosciano va KO, giallorossi in vantaggio, riscatto dei locali dal 36esimo in poi. Mercoledì rossoblu in coppa contro l'Ovidiana, finisce appunto 4-1 per i ragazzi di Cappellacci, che di fatto, mister, come dire, confermano la propria leadership. Il Mosciano che stava giocando il brutto scherzo, però l'Aquila davvero quest'anno un rullo compressore, soprattutto in casa, una media gol stratosferica. Soltanto i ragazzi di Cappellacci possono perdere il campionato, di fatto. Giù il cappello, Roberto, perché già dobbiamo dire l'umiltà che ha, che è ripartito, insomma, dalla promozione. C'è un allenatore che ormai c'era consolidato nei campionati di Serie C come figura, no? Certo. E quindi rimettersi in gioco, ripartire, perché lui è un particolare, Roberto. Però bisogna, diciamo, apprezzare anche quello che ha fatto, insomma, no? È una persona onesta innanzitutto. E forse, non lo so, una mosca bianca nel calcio. E naturalmente io gli auguro veramente di riportare l'Aquila su, anche nelle categorie superiori, anche perché l'Aquila mo risorge anche dopo il terremoto, ha bisogno pure di avere una squadra che riunisce un po' che il popolo, che faccia da traino, certo, che ricombatta anche un po'. Esatto, esatto. E lui quest'anno vincerà il campionato sicuramente. E un altro anno può essere che l'Aquila si avvicina a qualcuno che ha interesse, anche esatto, con curiosità poi per questa realtà, naturalmente possa fare un grosso campionato e riportare l'Aquila in Serie C col tempo, insomma. Complimenti quindi a mister Cappellacci. Restiamo sempre sul quotidiano Il Centro, andando a leggere appunto gli altri risultati, perché c'erano le due contender, si dice usando il linguaggio anglofono, soprattutto il linguaggio del basket, che erano Mutignano, che sono Mutignano e Montorio. Il Mutignano, che lo vedete, passa con un calcio di rigore in pieno recupero, vince 1-0 contro il San Gregorio. Per quanto riguarda invece il Montorio, Montorio scatenato letteralmente contro il Pucetta. Questa era una partita che il Montorio doveva vincere, ha vinto e lo ha fatto anche appunto in maniera netta, 4-1. Per quanto riguarda invece la lotta salvezza, seguiamo nello specifico le due matricole, Miano e New Club Villa Mattoni. Il Fontanelle che vince resta in scia playoff, quindi il Miano che perde contro il Fontanelle 3-2. Ed infine, per quanto riguarda il New Club Villa Mattoni, anche qui c'è una beffa, partita davvero emozionante contro il Piano della Lente, quella che appunto è stata giocata sabato all'Acquaviva, 3 punti preziosissimi per i padroni di casa allenati dal tecnico Muscarà, finisce appunto 3-2 e quindi sono una sconfitta pesante per quanto riguarda invece il New Club Villa Mattoni, sempre nella zona salvezza. Restiamo sul quotidiano Il Centro, ma adesso cambiamo completamente argomento, siamo al rush finale della nostra rassegna stampa. Con mister Tonino Luzzi volevo un attimo parlare di pallacanestro, partendo dalla Serie A2. Si è giocata la 24esima giornata e insomma la Saporiveri Roseto era chiamata a compiere una vera e propria impresa contro Forlì. Forlì che è la vice capolista, è una delle squadre più forti in assoluto del girone est, però davvero, lo vedete lì dal titolo, un Roseto ha preso un po' troppo pesante. Esatto, punteggio pesantissimo, prende una batosta storica, crollo senza attenuanti a Forlì. I romagnoli che dominano per tutta la durata del match, chiudono con 42 punti di distacco. Nel basket sono veramente veramente tanti, 96-54 il punteggio. Mister, tu parlavi anche della sfortuna di Del Grosso, io faccio un po' il parallelismo anche qui d'Arcangeli, che è davvero tanta tanta sfortuna, perché anche in questo caso vieni dalla bella vittoria con Piacenza, a Forlì ci può stare che perdi, però già hai delle assenze pesanti, Zanca, De Fabritis, Menalo, Oliva, eccetera, ti manca anche Giordano che aveva fatto una partita incredibile contro Piacenza, ti manca per febbre, e davvero anche qui coach d'Arcangeli si deve appellare hanno qualche entità superiore, perché veramente la sfortuna Roseto quest'anno ne ha avuta veramente tanta, sconfitta anche troppo troppo pesante in un certo senso. Sì, però vedi, Stella Azzurra mi si chiama, sì. I miracoli ha sempre fatto con i giovani, la società, diciamo, che fa sempre questo discorso giovanile, certo, no? Basa molto la politica però su quello. Ecco,
non sempre le ciambelle riescono col buco, no? Certo. Ogni anno fa grandi cose, vendono i giocatori a più non posso, perché ha sempre la qualità questa società di giocatori giovani. Però sai, Roseto è una situazione pure lì particolare, perché non c'è sempre questo fastidio del fatto che non si allenano lì, il pubblico è lontano, perché vuole la squadra che si allena su quel campo. E la società, insomma, anche Campitella adesso gli ha dato un supporto economico, così, però insomma deve ritornare ai suoi fasti, perché insomma Roseto e la Serie A dell'Abruzzo, insomma, è stato per Teramo. Noi siamo stati 4-5 anni, quant'è? Ma Roseto è il punto di riferimento, per il basket. Naturalmente devono riformare la società. Non so se va via la Stella Azzurra da Roseto, no? Si sta valutando, esatto, un possibile rinnovo, però appunto è tutto molto incerto, esatto. Mister, quindi se non accomodano la società è un problema. E infatti anche qui vedremo e lo analizzeremo, tra l'altro, anche nel corso della nostra, durante la settimana, nel corso della trasmissione Super Basket. Anche perché, cosa può essere il futuro di Roseto? Il pubblico è esigente. Molto. Quindi anche capisce il basket. Io mi ricordo una volta a Pesaro, mi capitò di vedere Roseto, andai con un amico, davanti a me c'era una donna, una signora che poteva avere 80 anni, anche più. A un certo punto mi fece venire quasi un infarto, salto di colpo, passi, fece. Sì, assolutamente. Rimasi così, certo. Insomma, che competenza una signora. No, ma esatto, quelli sono gli episodi appunto che ti fanno capire come una comunità capisca e viva poi di pallacanestro. Chiudiamo al volo, andando a leggere un attimo la situazione. Il Teramo, lo sapete tutti, lo abbiamo anche analizzato all'inizio. Nuovo tecnico che appunto dovrebbe esordire adesso nel match, nel derby contro il Chieti, quindi anche qui partita che si preannuncia combattuta. Chiudiamo un attimo. C'è pure una partita col Senigallia tosta. Esatto, partita col Senigallia tosta, mister, quindi anche qui staremo a vedere come esordirà il tecnico Matteo Praticò. Il Giulianova invece, che ha giocato ma si arrende nei minuti finali, lo vedete lì, contro il Civitanova, allenato da coach Massimiliano Domizioli. La squadra giallorossa esce comunque a testa alta dal parquet di Civitanova. Balic che è il miglior realizzatore della gara, quindi il Giulianova che comunque resta a quota 16 punti. Quanti punti ha fatto Valerio? Valerio Amoroso, te lo dico subito, ne ha fatti 12, Pierini 21, il miglior top scorer. Amoroso che però, camminando, tra virgolette, ne fa 12, quindi diciamo è andato in allungo, mister, per cui facile, anche se appunto Giulianova avversario molto molto ostico e che tra l'altro appunto cambia poco la classifica per i ragazzi di coach Cesare Ciocca. Allora mister, siamo davvero in chiusura, io ti ringrazio ancora e ci rivediamo durante l'anno ovviamente, grazie. Beh, certo. Sul lato tecnico non ho potuto espletare la partita del Teramo perché ci vuole molto tempo. Certo. Comunque, ecco. Però appunto avremmo modo di fare un'analisi durante l'anno. Allora vi ringraziamo soprattutto voi che ci avete seguito, e vi ricordiamo l'appuntamento con Di Prima Mattina domani in diretta alle ore 7. Grazie ancora e buona giornata a tutti.